Questa è una clip extra che uscirà prima del video, perché sono riuscito a rimanere nella Lega Dominatori e questo è il nostro reward, l'Acrocantosauro. Apriamo, 673.500 di carne, 1.440 di dollaroni, altri 1.440 di dollaroni e andiamo con l'Acrocantosauro, ragazzi. Lo metto immediatamente a fare, non so se sarà pronto per domani, 1.950 e diventano 3.900 GV. Tantissimi. Ottimo, ottimo, ottimo. E mi prendo anche il premio di Natale Giurassico 9 e metto immediatamente, e ripeto immediatamente, a fare il nostro nuovo leggendario, ragazzi, perché è potentissimo. E noi poi ci rivedremo direttamente con il nostro nuovo episodio. Dov'è il leggendario? Lo vogliamo. Ok, lo metto a fare, vediamo un po' quanto ci mette. 5 ore, quindi nella puntata di oggi lo vedrete. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World Game. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E sicuramente avete visto la clip che ho messo all'inizio del video, che andavo alla fine a prendermi la bustina del premio della Lega, ragazzi. Abbiamo ottenuto il nostro dinosauro che è qui pronto, che adesso vedremo. Ma prima facciamo tutte le cose che facciamo ogni volta che iniziamo una puntata. Cioè apriamo un bel pacchetto gratuito, perché è sempre buono, un bel pacchetto free, un bel pacchetto gratis, come volete chiamarlo. Misterioso VIP, vai. E prendiamo dollarini, soldini e fontana. Ok. E GV, giustamente non si sentono i suoni, mi sono dimenticato di riattivarli, quindi li vado a riattivare adesso. Quindi direi di continuare a prendere le cosine che avevamo da fare. Allora, 10 di questi che ci davano DNA, che me ne serve perché ne ho sprecato tantissimo, ora vi spiego anche perché. Sono rimasto con così poco DNS, scusate. Ok, ne abbiamo recuperati un pochino, stiamo a 673, veramente pochi sono rimasti. Mi vado a guardare i video, così mi prendo anche questi del Cola Suco e andiamo a prenderci un po' di ciccia o il Cola Suco, che è sempre comodo. Anzi, vediamo che cosa richiede per farlo. Ho presi tutti e 10 e abbiamo appunto con i soldini, abbiamo fatto con l'oro in pratica. Va bene, proseguiamo e andiamo a vedere che altro possiamo fare. Allora, possiamo prendere la bustina 24 ore immediatamente. Mi manca un po' di voce, scusate. Ok, vediamo un po' che esce dalla bustina 24 ore giornaliera. Vai, DNS buono, 24 dollarini, oro. E andiamo a prenderci anche un hotel che non ci serve a niente e ci dovrebbe dare i nostri GV che ci piacciono tanto. 130 che diventano 2,60 GG. Ok, scusate se dico GG, ma io lo dico più o meno da 30 anni, quindi diciamo da quando giocavo a Nintendo, quindi va bene così, non è la moda di oggi, è da una vita che si dice. Ok, sbagliando giustamente. Allora, che cosa ho fatto? Il DNS l'ho sprecato perché mi sono alzato diversi dinosauri carnivori, quasi tutti al 40, anche di quelli un po' più bassini, sinceramente. Infatti possiamo andare a vedere i Gwallong alzati, possiamo andare a vedere il Dilacciasauro ancora no perché era costosino. Mi sono alzato il Giganotosauro, mi sono alzato il Lofiacodonte e se non erro qualcun altro da questi pizzi l'ho alzato. Perché? Perché dovevo fare, eccolo, l'Allosauro l'ho alzato di livello, perché devo fare sta maledetta missione della storia. Sto a 8 carnivori a livello 31 o più adesso, e adesso nella prossima puntata devo riuscire ad arrivare a 8 pterosauri a livello 31 o più. Ce n'ho 5, me ne mancano 3, non è tantissimo, ci dovremmo riuscire. Non l'ho fuso appunto per quello, perché se no il monolofosauro già potevo fonderlo con quest'altro tizio qua, dov'è? Con il nostro Tapajero, che praticamente l'ho alzato appunto sempre per la missione. E verrebbe il Tapejalosauro, ok. Che non sarebbe male, un ibrido raro, 37940 a massimo livello. Ok, ci piace. Allora, direi di proseguire adesso facendo uscire il nostro bellissimo leggendario, che abbiamo sbloccato appunto con il rank che abbiamo guadagnato nel torneo. E ecco il nostro Acrocantosauro, che è a livello 1, un 778, 297. E adesso voglio vedere veramente quanto puoi costare. Secondo me mi rovina il portafoglio sto maledetto. Vediamo un po'. Andiamo. Allora, a livello 1, 9000. Sì, raddoppia, 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 raddoppia. Tanti soldi. Ok. Arriviamo a livello 10. A livello 10 è un 1166, 4,46. Non è male, non è male. Devo dire per niente che non è male. Acrocantosauro, e questo sarà anche da potenziare.
Allora, questa creatura non è al momento disponibile, quindi non ne posso comprare un'altra in nessun'altra maniera. Bisogna o sbloccarla o trovarla in un altro evento di quello dell'altra volta. Perfetto. Andiamo avanti con le nostre missioni. Vediamo un po' che cosa abbiamo da fare. Intanto mi sono portato avanti questa dei GV, che è praticamente la missione VIP, evento esclusivo VIP per prendere ricompensa d'oro. E direi di andarci a fare l'ultima battaglia. Io l'ho fatte già tutte perché alla fine erano più o meno tutte a livello. E anche questa non è troppo difficile con i miei grossi. Quindi io direi a questo punto andiamo a concluderci questa. Ci vendiamo anche il pacchetto dorato che ci dà altri bei GV. Allora, li manterrò perché voglio arrivare a prendere dei premi un po' più grandicelli. E poi praticamente continueremo con quelli normali da 10.000 e da 20.000. Allora, Tilosauro qui penso che contro di lui ci va bene alla grande. L'elicoprione, e qui abbiamo il megalodonte. Possiamo megalodonte andarci di cattiveria con il liopleurodonte. Ok, inizia 10 GV. Costavano GV, ragazzi, 10 GV a botta. Non è tantissimo, ma sono sempre GV. Ok, non viene ucciso per pochissimo. Io mo ho paura che col cambio però lui mi ammazza. Se fa scambio di non mi ammazza. Vediamo un po'. No, non ce la fa, perfetto, va bene così. Meglio, meglio, mi fa un attacco addirittura. Aha. Ok. Puoi fare il cattivo. Allora, io oserei dire che è meglio che faccio un change. Anche se non riesco a ucciderlo con l'Iopleurodonte, gli tiro due attacchi e GG. O lo ammazzo, ne ho un po' col moltiplicatore, mi sa che l'ammazzo. No, rimane a 62 di vita. Ok. Con il mio avversario penso che con due attacchi, no, farà un altro scambiodino. Ok. E tiene però uno da parte. Io a questo punto posso fare, tengo tre energie. Assolutamente. Il mio avversario attacca due per uccidermelo. Va bene così. Ok, non mi ricordo quanto c'ha da parte. Penso che ci abbia due da parte. Quindi con due non l'ammazzerei e devo tirare un sacco d'attacchi. Ci provo con quattro, ragazzi, non ne sono sicuro. No, non ha fatto niente, ok. Pensavo metteva da parte di più. Va bene, io ho ancora tre da parte. Ok, è rimasto questo megalodonte che è un 5. Attacca con 4 e tiene 1. Non è una mossa sbagliata. Ok. E adesso noi possiamo fare 2, 3, 4, 5. Giochiamocela così. Non aveva parato, santa miseria, so guai. Potrei essere morto male male. Ho fatto la stupidaggine della vita. Dovevo parare 4. No, non è servito. Che fortuna. Wow, quindi è fatto questo stage. Ottimo così. Dai attacchi. Ciaone Dunkleosteus. Dunkleosteus. No, Steus. Mamma mia, riesco a pronunciarlo. Dunkleosteus. Ok. E vediamo dalla ricompensa oro chi ci esce e quanti GV ci dava. Mica male, eh? Bel premio GV speciale perché sono un VIP. Ricompensa d'oro, pacchetto. Apriti. 221.970. 112.000 di ciccia. 1067 di DNS. E il dimorfodonte, che già ce l'abbiamo, quindi possiamo andarlo anche a potenziare. 6.50 che diventano 1.300. Quindi andiamo a già 16.313 di GV. Ci stiamo avvicinando già ai 20.000 di nuovo. E adesso andiamo a vedere che eventi abbiamo. Allora, denaro ruggente. Questo è abbastanza easy, da quello che mi ricordo. E infatti è così. Allora, solo rari. Mi sa. Due, per forza. Quindi vai. Le cattiveria. Famo gli esendi chi comanda. Ok. Andiamo a prendere un po' di zoldini. Allora, sono due carnivori, quindi non farà change, assolutamente. Vediamo un po' come se la gioca. Fa due attacchi addirittura. Ok. Molto interessante questa scelta. Una a due e uno da parte. Prego. A lei. Monolofosauro va giù. E continuiamo in questa maniera. Vai, che fai altri due attacchi? Ah, stavolta hai messo da parte, eh.
Quindi potresti aver parato o messo da parte. Ugualmente muori. Non ti bastano per difenderti. E il primo se ne va e ci porterà tanti dindi. Donaro, questa dà proprio la bustina con i soldi. Quindi probabilmente ci dà altri GV. Io li chiamo GV come Jurassic World, ma non si chiamano GV, ragazzi. Mi raccomando. È il mio modo di chiamarli, per ricordarmeli meglio. Come DNA, lo chiamo DNA per il simbolo del DNA. Si chiamano DNS alla fine. Ok. Di nuovo due monolofosauri. Mi sa che l'evento è molto easy. È sempre in questa maniera. Ok. Direi che a questo punto gli tiriamo una bella botta secca sul collo. E lo salutiamo. Anzi, facciamo proprio così. Come prima, identico. Ma attacchi di nuovo? Fai lo stesso sbaglio di quello di prima. No, questo gioco è un po' più in difensiva. Mi piaci. Sei più forte. No, non è vero. Non sei più forte. Ok, ha fatto due difese. Ah, carino sei. Adesso c'hai due, che fai? Non attacca, rimesso di nuovo da parte. Quindi io quattro posso tirarglieli. E sicurezza. E uno da parte. Ok, quindi hai dato tutto al prossimo. Mi stai dicendo che devo combattere contro un monolofosauro che c'ha 6, tipo? Ah, c'ha 4, ok. Non ha attaccato. Ci provo. Tiro tutto. Perfetto. Ciao, ne proprio. E anche questo stage è portato a casa, quindi tanti dindi per noi. Con molta facilità e molta velocità. Questa cosa ci piace tanto. Ok. Aspettiamo i caricamenti sempre molto piacevoli di questo gioco. Jurassic World The Game. Monete, pacchetto monete per noi. 300.000, 300.000, 300.000 e 300.000. Perfetto, altri GV che diventano altri 360 per noi. Anzi, 260, ho detto male, scusate. Come salgono veloci veloci questi GV, ci piace. Allora, andiamo a vedere gli altri eventi. Terrore tascabile, nessuna limitazione. Carnivori, tutti carnivori i miei avversari. Ok. Questa cosa mi piace tanto. Li devasto pesantemente, non ce ne frega niente. Colasauro, vieni giù. No, non erano tutti carnivori, l'ultimo era anfibio. Ok, ho fatto la cavolata perché... No, non è una cavolata, alla fine ci riusciamo uguale, per carità. Però... uno per cosa doveva stare un po' più attento. Anche perché adesso lo cambierà con l'anfibio. Scambiodino? No, non lo fai scambiodino. Ah, due difese. Ok, va bene. Quindi una è difesa e una è da parte. E io metto due da parte. L'avversario che fa in questo caso? Scambiodino e c'ha due attacchi. Lui vuole cercare di attaccarmi e ammazzarmi il presto sugo. Vediamo un po'. Infatti mi fa due attacchi. L'avevo sospettato. Allora io ho messo due da parte. Quindi ci abbiamo cinque. Con un attacco, anzi due, va giù. Perfetto, ciao ne proprio. Andiamo sulla sicurezza. E ce li smontiamo malamente, così questo evento lo portiamo a casa molto rapido rapido. A noi ci interessano i GV. Tre attacchi, vediamo un po' cosa intende fare. Tre attacchi, quindi pensa di potermi uccidere, non ci riesce. Grazie, molto gentile, in pratica ho fatto tutto col presto sugo. Cioè, bastava solo il presto sugo, raga. Proprio da solo. Ok, 20.000 di danno sul groppone. E noi proseguiamo con il nostro evento. Secondo il nostro evento della giornata. Anzi, a questo punto forse anche il terzo. Ok, i caricamenti sempre molto piacevoli. Congratulazioni, dando bel DNS. Siamo ritornati a 2000 erotti, quindi potrò continuare a prendere dinosauri per finire le quest. Le missioni, per chi non sapesse che cos'è quest. Allora, adesso, visto che ci possiamo divertire un po', io utilizzerei, per farvelo vedere, l'acrocantosauro, per vederlo in gioco. E poi, essendo che c'è un carnivoro, mi riprendo il prestosuco e l'erbivoro, il nostro bellissimo Eolambia. Quindi andiamo a fargli il book sicuro al 100%. No, sicuro al 100% no, perché il carnivoro nuovo è potente, ma non è alzato sufficiente
per fare subito veramente dei grandi buchi. E comunque un 1162 con uno scambio e uno che te toglie almeno 900 già me l'hanno lasciato a piedi in pratica. Ok, scambio Dino di Morfodonte. Questo morirà di Eolambia se mi attacca, infatti. Agrocantosauro, prendi una piccola botticella sul faccione, ma non fa niente. Servirà da monito per il prossimo che verrà a combattere contro di noi. Il bello è che basta un attacco perché mi ha attaccato. E uno lo metto da parte. Quindi Dimorfodonte, ciaone proprio. Dimetrodonte, 512, due attacchi. Non mi può uccidere ugualmente neanche col moltiplicatore. Mi attacca una volta, infatti. E uno se lo mantiene in difesa. Ok. Io c'ho 4, quindi potrei anche esagerare. Vediamo un po' che c'ho. Faccio lo scambio di nuovo. Visto che c'ha uno in difesa, farei 2 e di nuovo uno da parte. Ah, non aveva difeso. Potrei aver dato una botta al vostro microfono malamente. Ok. Il mio avversario c'ha 4. Non attacca giustamente per paura di fare una brutta fine. Allora, io farei una bella cosa. 4 da parte, faccio un attacco soltanto. Giusto sprecato. Adesso bisogna vedere se lui pensa che io difendo 4 e mi attacca con 5. Attacca con 4, quindi mi muore il presto sugo. Non muore ancora! Rimane vivo con 20 di vita. Wow, presto sugo, ti fai valere. Oggi presto sugo sta facendo tutto da solo. Bravo presto sugo, bravo, così ti voglio. Ok. E anche questo stage è andato a buon fine. Non mi ricordo se erano 2 o 3, forse sono 3 questo. Ora vediamo. Quello dei booster devo essere fortunello perché ho venduto diverse carte booster con gli scambi del mercato perché volevo potenziare un po' di vita e un po' di ciccetta, così almeno potevamo sia aumentare la faccenda che avere scambi maggiori con i soldi e simili. Allora, erano 3 e ci danno un'altra ricompensa oro, in effetti, non ci ho fatto neanche troppo caso. Io sono scemotto, è ottima la faccenda. Allora, carnivori, quindi il nostro presto suco come secondi contro questo qui ci va di solito il nostro bellissimo pterodattilo di cattiveria. E direi di andarmi a risbloccare qua giù, che ce l'avevamo, il nostro mastodontosauro. Bella per te. 10 a dana mano. Allora, il primo non so se l'ammazzo secco. Forse per pochissimo, no? Perché un 8,70 e rotti. A me dovrebbe essere 8. No, è 1,3 perché giustamente c'è un moltiplicatore. Giustamente c'è un moltiplicatore perché è carnivoro. Quindi va giù secco. Ce lo leviamo dalle scatole. Colasauro è sceso in campo e ha 2 attacchi giustamente. Non mi può uccidere, però mi attacca di brutto. Ok. Tra un po' non cambio manco stavolta. Non cambio, continuo da solo con questo. Mo mi ammazza forse col carnivoro. No, non penso ce la fa neanche con 3 attacchi. 2, 4, 6. Sì, mi ammazza se li fa. No, c'ha 2 attacchi soli, non ce la fa. Infatti mette da parte, ma non serve a niente perché io con 3 vinco. Ha fatto di nuovo tutto il presto sugo. Bravo signor presto sugo. Portaci alla vittoria con gran piacere. Ok. E adesso andiamoci a prendere la seconda ricompensa oro di oggi. Mica male. Non vorrei dire mica male oggi. Ci piace. Ricompensa oro 219.000, 108.000 di carne, altri 1078 di DNS e l'Pteranodonte che ugualmente dovevamo potenziare ed alzare, quindi GG. Altri 650 GV che diventano 1003 e andiamo già a 17.900 GV. Perfetto. Evento battaglia booster mostri della Mongolia. Ok, ce ne darebbe 5. Non so quanto sia fattibile. Vabbè, però 3 erbivori. Cioè, me lo stai proprio a chiedere in ginocchio. Ah, no, però solo erbivori. Quindi non me lo sta chiedendo in ginocchio. Beh, però io ricordo sempre col mio bellissimo Eolambia. Sto di Teolambia. Allora, così e così, dai. I 3 migliori erbivori. Ah, no, io 2 contro 3. Non è molto equilibrata come battaglia, eh. A parte che, giustamente, io ho i booster. Non ho messo da conto che io ho i booster. Quindi ci vado cattivo. Ma proprio tanto cattivo.
Dai, meno 3. Più 4 da parte. E più 4 difesa, vai. Inizia. Solo erbivori, primo stage. Allora, parto io. E potrei partire a secco con 4. No, perché sprecarlo? In questa maniera. Metto uno da parte. Non è il caso di sprecare la difesa in questa maniera. All'inizio usarne 4 è scomodo, dai. Lui mi attacca con 1 su 2, poi. Allora. Già più 4 mi istiga parecchio. Perché mi permette di passare 4 energie dopo e di fare 3 attacchi di peso che non l'ammazzano perché ne manca poco. Se erano tutti e 3 era morto. Lui c'ha 2 attacchi con cui non mi può uccidere. Però mi attacca perché giustamente me li deve levare il prima possibile per sua logica. Io ho un più 4 da parte, quindi grazie. Arrivo a 7. Allora, quello adesso utilizzarlo, questo qui è sprecato. Io posso fare 1, 2 e quello va giù. 4 da parte che vanno alle Olambie e 1 in difesa. Ok. Secondo te il Zinosauro che c'ha 3 di attacco potrebbe attaccarmi 3 per ammazzarmi completamente. No, attacca a 2, quindi uno l'ha mantenuto in difesa. Ottimo. Allora, io potrei anche fare un più 3 qua. Quindi ho già 3 attacchi fatti. Con cui non l'ammazzo. Col quarto non l'ammazzo. Col quinto lo vado ad ammazzare. 3 difesa e 3 da parte. Quindi Terizinosauro è andato giù. Altro Terizinosauro, tutti e 3 uguali sono. E c'ha 5 attacchi. Potrebbe attaccarmi completo e forse mi uccide anche. Quindi Stego Ceratopo. No, è vivo! È vivo! Porca miseria! Stego Ceratopo, uccidilo! Cioè, potevo anche non usare le Olambia. Tranquillamente. Ok, buttato giù l'avversario. Ciaoni proprio, quindi primo stage portato a casa. Solo erbivori era. Ah, comunque sono anche salito di livello, scusate se non ve l'ho detto, ma ieri mettendo le statue di Ammon per aumentare comunque i moltiplicatori dei soldi, sono salito di livello a forza di esperienza, è vero. Non volevo, ma è successo, sono 57. 3300 di DNS già. Allora... qualsiasi creatura per 2. Vabbè, qualsiasi creatura per 2. Sono 2 carni. Sono 3 carnivori. Cioè, me lo stai a chiedere. Presto sugo. E su, dai, presto sugo. Vai il bravo ragazzo. Anzi, visto che ci stiamo, Mastodontosauro, vieni da me. E mi porto anche l'altro figlioletto. Dove stai? Il colasauro, dai. Ah no, sono solo 2. Sono un deficiente. Allora, riandiamo con una logica comoda. Vai, il più 3. Anzi, dai, ci andiamo più leggero. Il più 2 che basta. Il meno 2 all'avversario. Oppure alla fine sono le mosse che può fare. Vabbè, ci metto un meno 1 perché tanto non abbiamo utilizzato manco prima in pratica. Allora, più 2 azioni a noi. E un altro più 4, dai. Con molta tranquillità dovremmo farcela facilmente perché il primo viene one shottato. Oh, botta secca, boom, senza utilizzare niente. Se hai energia da parte però la metto, così facciamo prima. No, non lo sfrutto, grazie. Ah no, erano 2 attacchi. 2 attacchi adesso non mi conviene sprecarlo così, sinceramente. Grazie. Anche perché sti tirannosauri muoiono malissimo. Da 2. Fa un attacco e uno lo tiene da parte. Perfetto. Allora,
Io direi di usare il più 4 giusto per un motivo logico, nel senso che posso attaccare senza remore di attacchi che potrebbero ammazzarmi il presto sugo. Quindi il secondo tirannosauro va giù. Ovviamente userò solo quel più 4. 3. Ok. Vediamo un po' se ha calcolato che io non c'avevo quel più 4, quindi mi attacca, non mi attacca. Quindi il più 4 è andato abbastanza sprecato. Io c'ho più 3. Dovrebbe difendere 2, non 3. No, difende 1 addirittura, quindi proprio ciao. Ok, e anche questi tirannosauri sono andati a casa. Felici, felici. E ora, chi mi tocca? Prima erano 3 erbivori, ora 3 carnivori, forse adesso sono 3 anfibi. 3 anfibi potrebbe essere un problema, perché io non ho ancora potenziato bene il mio pteranodonte, non ho potenziato ancora bene il mio nuovo... non mi ricordo mai come si chiama. Ok, guarda, sono 3 anfibi, lo so. No, sono 3 erbivori di nuovo. Vabbè, me lo stai a chiedere in ginocchio, allora. Stavolta metto per primo Acrocantosauro. Poi mettiamo Indominus. No, non posso, uno solo ne posso mettere. E allora... no, ce la mia manda sul sicuro. Mi dispiace, volevo farvi vedere l'Acrocantosauro all'azione bene. Ma non ci siamo riusciti, perché in effetti per andare sul sicuro con i Deino, sinceramente a me andare con il Tanicolagreo. Allora, penso che un più 2 basta. Penso che un meno 2 basta. Più 3, ce ne abbiamo 5. Quindi usiamolo. E sempre il più 4, perché più 8 preferisco scambiarmeli col mercato. Ok. Preferisco il Tanicolagreo perché comunque è un 2005 di vita e quindi mi dà più spazio per poter non morire con gli attacchi di sti cosetti. Allora, più 3 energy? No, non penso. Adesso è uno spreco. Deinocheiro. Che brutti nomi certi dinosauri, però, veramente. Ok. Attaccato 2, quindi vuol dire che ci ha pulito. Non spreco manco il più 2 a sto punto. E l'hai messi a fare i booster, Morduchino, solo per tenerli, di la verità. Ok, è rimasto l'ultimo già. Meglio di così, non potevamo chiedere. Ok, penso che abbia messo da parte. Dovrebbe essere morto, non penso abbia parato 4, infatti. E non ho utilizzato booster a questo evento, grazie al Tanicolagreo, che comunque mi permette di essere tranquillo, perché c'ha parecchia vita. Quindi anche se volevano non me l'ammazzavano. Poi era un dinosauro solo, quindi era meglio andare sul sicuro. Ok. Caricamento e ci prendiamo queste 4 bustine particolari, che non so che cosa c'era dentro, perché non ho visto neanche le info per sapere quali premi ci dassero. Però 4 per magari. E ci danno anche 4 volte il GV, per logica. Buono. Mostri della Mongolia. Pacchetto. Ok, già i dollarini sono bassi. Dollari, dollari, soldini e un gallimimo. Il gallimimo forse è buono per fare un po' di DNA. Però 260 GV a bustina per 4 volte. Beh, non posso dir di no. Ok, 19 dollarini, 17.000 di ciccia. E un altro gallimimo, quindi altro cibo per il nostro DNS. Altri 260. Babba via, il GV alla gratis proprio. Mostri della Mongolia, soldini, altri dollarini e un altro gallimimo. Sono solo gallimimo dalle parti della Mongolia? Seriamente? Cioè avete solo gallimimo da quelle parti? Ok, mostri, 19 dollarini, ciccia, ciccia e un altro gallimimo! Dai, non ci credo. Cioè mi avete dato la scorta dei gallimimo. E siamo qua... No, ce n'è ancora, è vero, sono 4 le bustine. DNS che è buono. E un altro gallimimo. Non ci credo. 4 bustine, 4 gallimimo. No, non è possibile. E siamo a 19.206 GV però. Porca miseria. Ottimo così, oserei dire. Va bene, ragazzi. Non penso di fare il livello battaglia per oggi. Siamo arrivati comunque a una 30ina di minuti di video. Stiamo alla grande.
salendo molto velocemente, ho fatto diversi premi, ho preso diversi punti, mi manca la quest della missione per andare avanti e salire di livello più velocemente, anche perché il 75 si avvicina sempre di più. Iniziato a prendere tutto questo bellissimo DNA, che mi piace, è comodo. E va bene ragazzi, questa era la puntata di oggi, arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo in un prossimo episodio.